Abbiamo avuto un'adesione spontanea di oltre 800 studenti che ci hanno chiesto di venire qua per vedere quello che facciamo. In primis vedere l'impianto, cosa fa l'impianto, l'impianto di recupero. Dall'altra parte legare una giornata ad attività formative nel campo di salute e ambiente. Cerchiamo di recuperare altre cose da un rifiuto che altrimenti non servirebbe più a niente, sarebbe messo in una discarica sottoterra e starebbe tanti anni lì sotto. Invece qui riusciamo a recuperare altre cose. La prima cosa che recuperiamo è la corrente elettrica. I bambini ascoltano, sperimentano, capiscono fin da piccoli cosa significa e quanto è importante fare una corretta raccolta differenziata e rispettare l'ambiente. Partire da ridurre gli sprechi alimentari fino a fare una corretta raccolta differenziata. Quindi se partiamo fin da piccoli sicuramente diventeranno degli adulti più coscienti. Ci sono diversi contenitori dove buttare le proprie cose, come la plastica che si può riutilizzare. Lo fate anche a casa? Sì. Le giornate dello zero spreco ad AISA Impianti sono multisensoriali, dalla visita all'impianto stesso, alla cucina e persino alla musica del riciclo. Ah, Riciclo Musica è un gioco straordinario perché trova l'occasione di utilizzare qualsiasi strumento che può sembrare di scarto come motivo per fare musica e ritmo. Il recuperare anche le bucce, in questo caso recuperiamo la buccia del grano che è la crusca, con una farina non raffinata ma integrale che loro trasformano in tagliatelle. E nell'angolo delle ricette dello zero spreco, supervisionato dallo chef Shadi Asburn e con l'aiuto degli studenti dell'Istituto Vegni di Cortona, la fantasia dei ragazzi vola alto. Hanno preso il pane come base su tutto, c'è chi ha fatto una rivisitazione del pollo all'arancio, chi ha fatto la rivisitazione di un'insalata di pollo, che ha usato il tonno, ma anche piatti dolci. Se vedi quello più bello per ora, per esempio, che stava fatto a livello estetico, è un cupcake intitolato Niente Spreco. Come è andata? Cosa hai cucinato? È una pizza approssimativa. E cosa ci avete messo in questa pizza? Ci abbiamo messo allora il pane, poi i pomodori, la cipolla e basta. E il formaggio. E nella conservazione, no? Ci sono dei segreti. Sì, infatti, magari il cibo che c'ha bisogno di più conservazione, ma con le tecniche che usavamo prima, sotto sale, sotto olio, tutte queste cose, possiamo salvare il cibo invece di andarlo a buttare. E così l'impianto di San Zeno si apre alla cittadinanza, facendo scoprire sempre di più la sua importante funzione in termini ambientali. Io dico sempre, ma questi rifiuti, dove sono questi rifiuti? Sono già presenti nelle nostre strade, sono nei nostri cassonetti, sono nei nostri secchiellini del porta a porta, sono nati qui. Quindi pensare di fare a meno di impiantistiche che sul posto riescono a recuperare tutto quello che di buono si può recuperare da questi rifiuti è una cosa che ormai è antidiluviana.